Eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua. Guardiamo i video nuovi. Oh, Nino. Ah, la ruota di Nino. La ruota di Nino, vediamo un po' che dice. Ciao Danilo JFC, se avete visto l'intro del video ma non avete capito, a questo punto faccio anche io fatica a capirvi perché insomma i video dove c'è la ruota sono i miei video più visti. Sono sicuro che molti di voi che state guardando adesso questo video mi hanno conosciuto tramite proprio uno di quei due video, sicuramente più per il primo, quello lì di agosto della classifica di Serie A. Comunque, quando in un mio video c'è la ruota dei sorteggi. La ruota. La ruota. La ruota. Lo spacchettamento. La ruota. La ruota. Buonasera, eccoci qua. La ruota. Beh, ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Questo è un nuovo video di Nino GFC. Allora, c'è un certo Nino GFC che spaccia per me, che sta tentando di emularmi la vera ruota, perché la vera ruota la faccio io, come la vera spacchettamonde. Dopo lo spacchettamonde di qualche mese fa, ora passiamo alla ruota, perché i sorteggi che questo Nino GFC, questo impostore del YouTube, ha fatto, ovviamente non sono giusti, perché le vere squadre che approderanno in quarto di finale sono altre. E ora, ve le farò vedere. Ecco, come vedete, questa è la vera ruota con le vere squadre. Io prima ve le elenco, perché sono quelle vere che poi in realtà andranno in quarto di finale, non quelle 8 che ha detto quel tale Nino GFC. Juventus, Napoli, Manchester United, Atletico Madrid, Inter, Chelsea, Arsenal, Pergo Crema, 7, ma vabbè, sono 8 perché c'è anche la Juventus. 8 squadre che andranno in quarto di finale per contendersi quello che potrebbe essere una potenziale semifinale. Ora vediamo quali saranno gli incroci, mi prendo una penna così me li segno, perché è importante capire anche poi per riguardare alla fine, e clicchiamo click to spin. Madrid, removiamo così va fuori dalle balle. Che bella, vamos. Chelsea, allora, prima sfida di questo quarto di finale, Atletico Madrid Chelsea, una spagnola contro un inglese, e il Diego Simeone contro Antonio Conte, il nostro ex capotane. Vediamo chi viene fuori adesso. L'Inter, la pluripremiata Inter, che ha vinto il triplete nel 2010, quindi giusto l'altro ieri, una squadra che in Europa ha sempre dato molto e negli ultimi anni è sempre stata molto 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 importante, molto forte. Quindi rimuoviamo l'Inter. E vediamo adesso la prossima chi sarà. Via. Arsenal. Arsenal è una squadra che in Champions League negli ultimi anni ha sempre vinto tanto. Una squadra che supera sempre le semifinali perlomeno. Una squadra molto importante. E infatti viene chiamata appunto per questo Scarsenal. Ecco, quindi chiaramente un riferimento al fatto di essere molto importante in Inghilterra ma anche in Europa. Ora vediamo le ultime quattro, tra cui la Juventus, che è la squadra che tifiamo noi. Vai. Crema, che è l'outsider di questa competizione, visto che è il primo anno che arriva così in alto, una squadra che nella sua storia ha vantato giocatori del calibro di, insomma, una squadra molto importante. Sono rimaste tre. E qua c'è il pericolo sfida italiano, perché Juventus e Napoli sono ancora lì, quindi speriamo ovviamente che ciò non accada, perché come sappiamo le sfide nazionali sono più difficili paradossalmente di quelle internazionali, magari con squadre più blasonate. Quindi mo vediamo. Cliccate.
crema Napoli, il nord contro il sud. Credo che Pergo crema sia crema, cioè non vorrei sbagliare. Nord contro il sud, Pergo crema Napoli, una sfida quindi nazionale importante, però sicuramente per noi, adesso vedremo mente quali sono le ultime due, le sappiamo già, per noi della Juventus è molto meglio così perché chiaramente abbiamo una squadra diversa e non già vista come il Napoli, ecco, quindi mettiamoli su questi termini. Ora ovviamente faccio girare per correttezza per vedere che la prima casa trasferta, la Juventus, ecco. Quindi noi partiremo con prima squadra, rimuoviamo e ta-da! Il Manchester United, United, ma se schiaccio gira ancora? Se no che cazzo gira? Manchester United, nessuno avrebbe creduto che fosse il Manchester United e quindi rimuoviamo, vediamo cosa mi dà la schermata, niente, niente, è finita qua, perfetto, perfetto. Allora ragazzi, questa era la mia ruota, la vera autentica ruota di Mino GFC, non di quell'impostore che si chiama Nino, che tra l'altro è un nome brutto Nino, perché te l'ho parlato napoletano? Perché Nino è il vero Mino, come c'è, scusate, ma allora c'è, da una parte c'è Nino D'Angelo, dall'altra c'è Mino Raiola. Chi è il migliore, il più bello? Mino Raiola, è Chiaramonte, quindi non Nino D'Angelo, che Nino D'Angelo, che cazzo è Nino D'Angelo? Quindi ricapitoliamo quelle che sono le sfide per queste partite di quarto della finale. Abbiamo Atletico Madrid-Chelsea, i miei pronostici è molto favorevole all'Atletico Madrid perché negli ultimi anni ha sempre fatto molto bene in Champions. Inter-Arsenal è una sfida tra gli eterni vincitori, coloro che vincono sempre, che partecipano sempre alle grandi competizioni, vincendole proprio tutte, tutte quante. E ultimamente, negli ultimi anni, l'Inter e l'Arsenal sono sempre arrivati in semifinale, quindi chiaramente sono squadre importanti. Pergo Crema Napoli sfida tutta quanta azzurra italiana perché Pergo Crema è la rappresentante della squadra del nord insieme alla Juventus e Napoli quello del sud. Chiaramente è una sfida tra squadre che puntano sempre a tutte le competizioni senza mai tirarsi indietro su nulla e senza mai, attenzione bene qua, veramente anche Juventino, ma è giusto anche palesare la mia sportività, senza mai trovare alibi e lamentarsi delle condizioni meteo e quant'altro. Quindi veramente una sfida tra squadre veramente di grande stile, grande livello e infine noi che abbiamo trovato il Manchester United di Mourinho e della Ex Pogba, quindi un ritorno tra Mourinho, che comunque è sempre stato un acerrimo rivale, ricordiamo che ha allenato l'Inter nel 2010, ma comunque che è sempre molto ostico perché gioca molto l'italiana, quindi chiaramente sarà una partita molto difficile per quanto ci riguarda. Sono molto ottimista per quanto riguarda noi, se dovessi fare un pronostico sulle quattro semifinaliste tra queste quattro e Atletico Madrid, direi sicuramente Arsenal che vince sempre, appunto perché si chiama Scarsenal, direi Napoli che è più preparata del Pergo Crema per quanto sia outsider, e direi Juventus, che chiaramente cioè, è la mia squadra, non potrei dire altri mondi. Bene ragazzi, il video finisce qui, spero che la ruota, quella vera ruota, vi sia piaciuta. La riproporrò magari anche per incroci di semifinale o comunque per altri modi di portarlo. Infatti questo Nino GFC che mi copia, tra l'altro l'ha portato anche per la classifica del campionato, adesso non mi ricordo, quindi cerca anche di emulare, di prendere le idee degli altri, non è una cosa bella, chiaramente. Quindi parliamoci chiaro, ci vediamo al prossimo video che sarà quel che sarà, ma questo lo dice un'altra persona, non Nino, ma non importa. Cos'è che dice Nino? Aspetta. Non mi ricordo più, comunque ragazzi, come sempre, forza Juve! Paura, paura, paura.